Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di ATP. Amazon Warrior, seconda parte, grande richiesta, Rollaz. No, Rollaz vuole che faccio un livello difficile, dice lui, ma io a questo punto finiamo il gioco perché oltretutto non è lunghissimo. E poi quel gioco qua è pieno di chicche interessanti, seppur sia un clone del grande titolo di Paul Norman, ma sono riusciti a creare nuove creature, le animazioni legate alla creatura che ti prende di morte sono fantastiche, è un titolo molto interessante, un'ottima alternativa al capolavoro di Paul Norman, quindi io ho un conto in sospeso con la morte, non perdiamo altro tempo e proviamo a fottere la morte. Allora io cercherò, come vuole Rollaz, di non salvare in mezzo al livello e di salvare, porco cane, solamente, guardate come fa con le manine, solamente all'inizio di ogni livello, cosa che non sarà semplicissima, ma ci proviamo. Guardate che stronza, anche la morte, come lo scorpione mi cerca di trollarmi, ma io capisco come funziona e trollo la morte. Oh, grande, quando arrivano in serie così è un gioco da capire, è un gioco difficile, ma è un gioco da capire. Poi dopo c'è l'ultimo livello, ma no, e basta, l'ultima serie di livelli. Ho notato che ad ogni livello il gioco ci ridà tutte le vite e questo è bene, che lo rende un po' più fattibile. Grande. Non esageriamo, che non ne mancherà tanto, non mancherà tanto. Ne ho già ucciso un po' lì. Della signora oscura. Vieni qua, signora oscura. E mi ha fottuto la signora oscura. Niente, primo tentativo fallito. Vediamo. E non è semplice. Perché alla fine c'era il demonio in persona. Ho caricato, sì. Ma no, che cazzo sto facendo? Ma non ha caricato sto stronzo. È tutto da capire un attimo il meccanismo. Poi non è impossibile, come tutte le cose. Oh. Lei viene qua così in serie, io la trollo sempre, ma lei, e quando viene dall'altra parte è meglio correre un attimo, prendere un attimo di distanza e cercare di non fare. Ma perché alcune volte non la prende, porco cane? Vai al diavolo. Jack 3. Dai, che non è impossibile. Non è un impossible mission. Vieni, dai. Vieni. E non fare la stupidina e muori. Tu devi morire così. Io devo prenderci il giro. E poi si può fare. La morte si può dominare. Forse. Dai, vieni. Vieni. Abbandonati al tuo destino. Muori. Oh, grande. Così. Quante volte dovrò ucciderla? Boh. Comunque, torno a ripetere, è interessante quel gioco qua, molto interessante. È pieno di simpatiche chicche. Sì. Seppur. Dai, smettila di trollarmi. Oh, dai. Devo ancora matarmi, questo giro. Però, proprio portarmi via tutte le vite in un batter d'occhio, perché lei è la signora oscura. È interessante, adesso non lo fa più, come fa con l'animazione, con le manine ogni tanto. È molto interessante. Vieni, vieni. Vieni qua. È grande, questa volta l'ho fatto perfect, quindi Rollaz adesso posso salvare. Rollaz, salvo subito. Anzi, lasciami salvare all'inizio del livello. Perché sì, salviamo. Ecco qua, cambiamo ambientazione e siamo all'ultimo livello. Qua, guardate che meraviglia, il ragno che mi... Qui, in questo gioco ho notato che non solo si è copiato totalmente dal capolavoro di Paul Norman, quel capolavoro di Paul Norman, ma anche da un altro, Aztec Challenge, anche nel livello...
dove nel terzo livello, dove c'era quel pazzo che mi seguiva, che sparavano le frecce, gli effetti sonori delle frecce erano identici a quelli di Aztec Challenge. E qui cosa hanno preso? Qui hanno i massi che cadono, sono quelli del livello delle piramidi di Aztec Challenge, dove dovevamo scappare uguale. Ha preso riferimento anche da quello, perché probabilmente stimavano molto il capolavoro. Qui in pratica dobbiamo uccidere i ragni, non è possibile neanche questo, dobbiamo uccidere i ragni stando attento a non farci colpire dai ragni e dai massi, quindi ce la possiamo fare, è alla mia portata. Due ragni già uccisi, è molto interessante, torno a ripetere. Ragno mancato, ragno colpito, mamma mia, ragno colpito, sono bravo comunque, poco da dire, sono bravo a questo Amazon Warrior. E poi c'è il demonio, e poi ci sarà il demonio che è rappresentato da quella statua che vediamo sullo sfondo, esattamente, anche lì preso dal capolavoro di Paul Norman. E però salvo Rollaz, perché qui io mi ricordo che è un livello unico questo, non ti mi sembra, e io salvo quando ho finito questo qua di ragni, se riuscirò a finirlo salvo, perché il demonio è non è così semplice uccidere il demonio, un solo colpo al demonio, ma sarà grande, sarà difficilissimo. E poi mi sa che è finito, sono forte comunque, c'è poco da dire. mi faccio i complimenti da solo, ragni, è un gioco da capire, è un gioco da... ah, via. Questo è il livello difficilissimo che diceva Rollaz, ma non è quanto quel livello difficilissimo, il difficile. Sono alla fine, aspetta, devo salvare. Cazzo, sono al demonio, adesso salvo, perché il livello continua. E questo è bastardissimo. Questo sono obbligato a salvare, serve un colpo. Ma questo stronzo, questo è veramente difficilissimo da colpire. Potrei stare qua anche 20 minuti. Ma sono... l'ho colpito, ma... Ragazzi. Rollaz, senza salvare l'ultimo livello. Cioè, grande, questo vuol dire maestria nelle cose. Non mi capiterà mai più nella vita un solo colpo. Abbiamo finito Amazon Warrior, perché poi il gioco riparte dall'inizio, ma ragazzi, qua meno male che ho registrato, perché altrimenti non ci avrebbe creduto nessuno. Poi il gioco riparte dal primo livello, i serpentoni, abbiamo già visto tutto, ma è un gioco interessante, un gioco molto interessante, una buona alternativa. Ovviamente nulla a che vedere col capolavoro di Paul Norman, ma per me Paul Norman, qua è stato un omaggio Paul Norman o una bischerata, chi lo sa. Comunque dai, è inutile andare avanti, perché abbiamo visto tutto. Non, veramente sono ancora stupito, perché una cosa come del genere non capiterà mai più, perché è bastardissimo quello da colpire, è veramente bastardissimo. Non, è vero che è solo un colpo, ma vi garantisco che non è semplice per niente da colpire. Sicuramente ci vuole anche una buona dose di fortuna, che ogni tanto non guasti. Nel frattempo sto andando avanti, finendo anche ancora il livello dei serpentoni, e via, vai. faccio il secondo giro. No dai, basta, abbiamo visto tutto il gioco, è stato un piacere, e ci vediamo. Ma io quasi matto ancora lo scorpione. Lo scorpione mi sta sulle balle. Aspetta, matto lo scorpione, poi chiudiamo, perché chiudiamo in bellezza e in maestria questo ottimo titolo. E lo scorpione è un po' come, ancora più semplice, ma neanche, no, è come la morte, è come il demonio. No, il demonio veramente... meno male che ho registrato, speriamo che abbia registrato, perché magari ogni tanto si incanta la telecamera e poi non mi capiterà mai più
nella vita una cosa del genere, mai più. Dai, Scorpione, vieni sempre dalla stessa parte. Che... Ma il gioco è bello, si comanda bene, si fa domare bene, e lo Scorpione mi fotte. E... No, ma cazzo, niente. Voglio chiudere in bellezza. Voglio chiudere in bellezza e lo Scorpione mi uccide. Perché è giusto che sia così. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao.